Allora, partiti, prima roba. Quando ho detto ai piani alti dell'Inter si stanno scocciando del comportamento di Lautaro, era un mese fa. Potete controllare queste cose che le metto su quella piattaforma simpaticissima di Twitter, detta anche X, ok? Chiaramente ero quello negativo, quello che non ci credeva, invece non è vero, perché credo ancora oggi che la cosa finirà bene. Però io avevo delle informazioni e l'Inter si era spazientita. Poi non mi hanno detto praticamente i motivi, non è che mi raccontano, però c'era un po' di maretta. Ora la situazione è stata buttata da tanti giornalisti sui tavoli, così visibile a tutti. Qualcuno ha menzionato delle cifre che noi non sappiamo se siano vere, ma parlano di 10, 12, 14, 16, sembrano le tabelline del 2 che raddoppiano. Lo stesso Fabrizio Biasini, in un post tra virgolette, ha fatto un'uscita un pochino, poi è chiaramente quelli a cui sta sulle balle Biasini, ha detto: cos'è, ti hanno detto di dire e di fare una campagna contro Lautaro, così lui abbassa il prezzo, così lo sputtani, fino a ieri era il capitano. Allora, la verità è quella di un mese fa: ai piani alti si sono spazientiti, dovevamo chiudere a Natale, dovevamo chiudere chissà quando, invece c'è una situazione che è in stallo. Ed è in stallo come la mia benzina, che devo fare, perché il giocatore chiede tanto, punto. Poi le valutazioni fatele voi, io le ho già fatte in un altro tweet, perché io sono stato innamorato di quelli che nella grande Inter, nell'Inter anni 80, degli Zenga, di tutti quelli che, se Zenga ha scricchiolato una volta, insomma, può capitare. Però i Cambiasso, i Zanetti, quelli che prendevano, rinnovavano in bianco. Così come a me Milito mi è rimasto qua quando a Madrid ha fatto quell'uscita di cui poi si è pentito. Per noi che eravamo all'aeroporto con la gazzetta in mano alle 4 di mattina, tornando a Milano in aeroporto, e leggere che lui, dopo, l'unico suo pensiero erano i soldi, un'eventuale offerta del Real, è stata una mazzata per noi. Infatti lui poi si è pentito. E quindi è logico che quando andrò a dormire, quando farò un sogno, quando scriverò un libro, un pensiero, farò un video, ci saranno capitani e capitani, ok? Allora, Lautaro una volta al Barcellona, una volta l'Atletico, una volta il Tottenham, però lui non voleva, però è stata lista anche l'Inter, quando poi va già vinto Lukaku, vi ricordate che anche l'Inter non è stata perfetta con Lautaro. Però insomma, nel momento in cui tu incarni un ruolo, cos'è un ruolo in sociologia? Un ruolo è un insieme di comportamenti. Quindi tutti aspetti certi comportamenti. Cos'è il ruolo di madre? Il ruolo di madre è amore, caritatevole, protettiva, responsabile, quindi un insieme di comportamenti che ti aspetti per un ruolo. Se lui è il capitano non può essere uno che va a lucrare sulla propria squadra. Un conto è dire dammi un aumento, cosa che l'Inter gli ha già accordato. Un conto è dire io sono questo e questa cosa che faccio vale il triplo. Perché qui, se l'ultimo anno prenderà 16, come qualcuno dice, mi sembrano cifre un po' folli, sapendo la situazione dell'Inter, che, ecco, poi su Lautaro valutate voi, passiamo all'Inter, situazione dell'Inter che, come vi avevo raccontato, non ha subito nessuna variazione con il discorso Octree, cioè, al di là dello stadio che a loro preme chiudere come discorso, quindi firmare e dire, oh, il 1° giugno 2025 metteremo la prima pietra qui, oppure il 2 giugno 2026 sistemeremo San Siro che acquiste, ok? Ma al di là di quello, sul discorso ingressi, uscite e management, non cambierà nulla. Questa sarà la gestione dell'Inter nei prossimi anni. Tra l'altro, io avevo notizie che Octree potesse uscire abbastanza presto, invece i giornali, le cronache di loro, non le mie, hanno altre notizie, dicono che per 3 anni gli americani rimangono, perché 3 anni è il tempo che si sono dati anche con il management che era già dentro. Adesso si parla di questo Marchetti, che è un notaio interista che potrebbe diventare presidente, gente che era già dentro l'Inter da 3 anni, quindi come Octree, uomini Octree, visto che già all'epoca, quando fu fatto l'accordo sul prestito, beh, ovvio che sapete, c'erano già degli uomini Octree dentro l'Inter. Quindi qualcuno diventerà importante, qualcuno diventerà presidente, come dicono, ma la situazione a livello di management e di tipologia di gestione di Inter sarà quella che avete visto adesso, ok? Che è meglio di quella che abbiamo vissuto nel 2020 e 21. Quindi il peggio è passato. Uno, quello che entra si spende, quindi entra 100 ed esce 100,
come abbiamo visto quando abbiamo fatto così, abbiamo sempre fatto delle cose molto belle. Quindi il discorso Lautaro esce dai paletti che l'Inter ha messo, tolto, a volte ha fatto, a volte ha anche buttato il cuore oltre l'ostacolo l'Inter, perché ha perso Skriniar a zero, c'è stato un ammanco di 52 milioni, c'è stato un errore. Nonostante quello si è andato a prendere Pavard, però ne sono preso bene. Però l'Inter non si tira indietro se deve fare un grande colpo dopo un grande errore, anche perché l'Inter sa che tra Onana, all'epoca Cialo, lo stesso Thuram, ha preso giocatori a zero che oggi valgono o sono valsi una marea di milioni. Ok, bravo, fai la rotonda più veloce, così non entra neanche una Porsche, bastardo di merda. Tanto sto seguendo, sto andando a riportare un furgone e davanti al furgone, allora, siccome quel furgone vede che io sono in difficoltà, dovete aspettarmi, e se non so dove andare, che non ho messo il navigatore. Tu pensa, stai muto, eccolo qua. Oh, che fatto, facendo il video. Per quanto riguarda, dai, testa di porco, è andata male. Per quanto riguarda il discorso quindi Oaktree, ok, Lion Rock, i complottismi, la gente che parla, fanno i video, non c'è una virgola fuori posto. Pensate se l'Inter si fa beccare su robe fuori posto in quel campo lì. Oggi farò altri video specifici in cui, vabbè, Varella io l'ho annunciato a febbraio, andate su quel cesso di Twitter e trovate l'annuncio di Varella che rinnova. Tutti quelli che Barella, io fonti più alte non ne posso avere di Barella, ok? Barella, io sapevo che rimaneva, so tutto, il prezzo l'ha fatto l'Inter, Barella il cuore nero azzurro, lo amo, lo saluto, è il numero uno, Barella rimane, la notizia è mia, ok? Fine, non so se sono 4 o 5 anni, ma Barella rimane all'Inter. Poi, per quanto riguarda Gudmundsson, c'è questa crosta di questo reato bruttissimo che sembra, non sembra, lui è stato un procedimento aperto, poi chiuso, poi riaperto, sono cavoli suoi, mi auguro che ne esca pulito. Resta il fatto che è chiaro che se la situazione è questa, al di là delle volontà di tutto quanto, l'Inter ha, ti ricordate con Nandez, ok? Poi qualcuno ha detto, guarda che Taremi, Lautaro, che rinnova, se rinnova Thuram e Arnautovic, l'attacco l'anno prossimo, io non ci credo. Qualcuno dice, se esce Arnautovic, che potrebbe andare al Genoa, come acconto arriverebbe Gudmundsson. Qualcuno dice che invece servono 5 punte, vedremo, perché c'è di mezzo anche Dumfries, Casadei e scelte finali. Su Lion Rock parlo dopo, ma come sempre la gente parla alla cazzo di cane. E niente, mi sono fermato, stoppo il video, ci sentiamo dopo.